Ciao ragazzi, ciao a tutti. Continuiamo questa serie su Game Boy Collection, sui videogiochi del compianto Game Boy, Nintendo Game Boy, o nel mio caso Game Boy Color. È una serie che avevo interrotto perché avevo terminato le cartucce, ma nel tempo ne ho recuperate alcune e quindi ho ripreso questa serie per portarvi le ultime cartucce che ho reperito. Detto questo, prima di iniziare, vi ricordo, se non l'avete fatto, di iscrivervi a questo canale e lasciare un like, poiché è molto apprezzato dal sottoscritto, mi fa comprendere che la qualità dei video e i contenuti che porto sono interessanti per il pubblico. E se non l'avete fatto, seguitemi sul sito ufficiale www.latanadeinerd.com, sulla pagina Facebook La Tana dei Nerd e sul canale Twitch La Tana dei Nerd. Abbiamo anche un sito in descrizione con il merchandise ufficiale della Tana dei Nerd. Detto questo, andiamo a procedere per quello che è il video che porteremo quest'oggi e parliamo di Street Fighter 2. Tutti conoscete Street Fighter 2, o meglio, conoscete la versione arcade picchiaduro uscita nel 1991 come Arcade System che trovate in sala giochi, ma pochi sanno dell'esistenza di una versione del Nintendo Game Boy, versione che vede la luce in Europa nel 1995 e che ha comunque delle limitazioni, delle grandi limitazioni, poiché a causa dei limiti di potenza, grafica e hardware del Game Boy, questa versione presenta dei gravi tagli alle animazioni o comunque al gameplay e soffre di qualche mancanza di compromesso rispetto al materiale originale. Nonché, ragazzi, hanno dovuto sostituire il sistema a 6 pulsanti, 3 pugni e 3 calci, con un sistema a 2 pulsanti. Quindi chiaramente è molto limitato, ma è una versione che diciamo che è molto apprezzata dai collezionisti. Ultimamente ne ho trovate a prezzi non proprio irrisori, diciamo al pari di un titolo a delle recenti console videoludiche. Detto questo, procediamo al gameplay. Ed eccoci qui davanti a Street Fighter 2, versione Game Boy, ovviamente con i dovuti limiti, come vi ho già anticipato, rispetto alle versioni arcade delle console maggiori, delle piattaforme superiori di quell'epoca. Detto questo, andiamo subito a vedere il gioco. Abbiamo la modalità normale, lo scontro, il survival e l'option. Andiamo sul normale story mode. Allora, questa è un po' una via di mezzo, no? Vedete che ci sono dei personaggi che sono potenzialmente nella versione normale del gioco. Ovviamente manca Dalsim. Se non sbaglio mancano Dalsim, poi chi altro? Dalsim Onda? Io ho solo Dalsim e Onda, mi sa. E poi sono stati aggiunti Mike Bison, Zangief, Balrog e Sagat. Ovviamente andiamo sul più classico dei Ryu. E in Cina. Vediamo com'è il controllo a due tasti, perché questo è il pugno. Anche Perfetto ci ha fatto Vasun lì. Comunque fa abbastanza cagare, Allora, se sentite che ho sempre la tosse in ogni puntata del Game Boy Collection, ragazzi, vi sto registrando tutti insieme. Quindi non è che sto male perenne e è passato un mese e ho ancora la tosse. È che comunque tanti di questi episodi li ho registrati lo stesso giorno e poi suddivisi per uscita. Quindi se sentite che tossisco, tranquilli ragazzi, non sto per morire, ma è semplicemente dovuto al fatto che tanti l'ho registrati allo stesso momento, anzi lo stesso giorno. In realtà credo che tutti siano registrati lo stesso giorno. Cioè,
certamente, vedete, tutti i limiti dell'epoca, cioè più che dell'epoca, tutti i limiti della console dell'epoca, i limiti del Game Boy, poiché come vedete questa è versione Game Boy, non Game Boy Color. In realtà non credo che esista una versione Game Boy Color. Carina la musichetta, però. Voi immaginate un ragazzino dell'epoca abituato a giocare a Street Fighter esclusivamente in sala giochi, che lo vedete arrivare magari al parco o al consultorio in chiesa o dovunque volete, anche magari in sala giochi stessa, con un Game Boy con Street Fighter. Immaginatevi voi, per quanto brutto possa essere, quanto all'epoca poteva essere una cosa veramente mainstream per i bambini, per i ragazzini dell'epoca. Se io avrei dato anche un rene da bambino per avere una versione portatile di Street Fighter. Vorrei riuscire a vedere uno dei grandi boss del gioco. Ah no, manca anche Zangief. Ah no, Zangief, eccolo. Vediamo se funziona il trucco che stava anche sulla versione della sala giochi. No, non funziona. Zangief qui potrebbe darci dei seri problemi, eh. Niente, Zangief. A guardarlo adesso uno dice: ma che è sta merda? Però ripeto, immaginate un bambino dell'epoca che poteva vantarsi con gli amichetti di avere Street Fighter sul Game Boy, cioè non so, il portatile Street Fighter. Io avrei sbavato per giorni. Per esempio, ricordo che alle medie un mio amico mi prestò un Game Boy, il suo Game Boy, per un giorno, e giocai a Adventure Island. Mi ero fissato con Adventure Island e insistevo con mio padre che volevo anch'io un Game Boy. Ovviamente non mi comprò il Game Boy per ovvie ragioni, perché mi disse se mi avesse fatto il Game Boy l'avrei portato a scuola e non avrei mai più studiato in vita mia. Non che le cose sono cambiate, perché fondamentalmente tornavo a casa e giocavo a casa col computer. Però ripeto, immaginate un bambino dell'epoca che ha la possibilità di far vedere ai suoi amichetti una versione da sala giochi di Street Fighter, cioè una versione, scusate, di Game Boy, la versione del Game Boy di un gioco presente in sala giochi. Ok, Zangief ci ha menato. Vediamo a sto punto. Non è quello che volevo fare neanche stavolta, però vabbè. Stavolta sì, però. Allora, vediamo un po' la schermata di Endgame. Quantomeno hanno tentato nei limiti di proporre quello che era il gioco che tutti conosciamo, l'arcade che tutti conosciamo. Detto questo, data nerd è tutto. Ragazzi, vi ricordo, se vi va, se il contenuto vi è piaciuto, di lasciare un bel like, perché no, un commentino, e iscrivervi al canale, seguirmi anche sul mio sito ufficiale www.nerdetutto.com.
latanadinerd.com, anche sul mio gruppo Facebook latanadinerd, su Twitch ho un canale latanadinerd e in descrizione trovate lo shop, il link allo shop col merchandise, scusate, ufficiale di latanadinerd. Detto questo, da latanadinerd è tutto, ciao ragazzi, ciao a tutti e buon gioco!